asustas el mundo, asomillate. Que no le mette parole, que ci metti un minuto a capire da che parte sta la sincerità. Il mondo assomiglia a te. Torniamo a vivere in centro. Ci saranno più luci di notte, meno polizia in periferia. Se il mondo assomiglia a te, non siamo in pericolo. Può nascere ancora l'imprevista. Guardarmi, sì, che meraviglia, in diretta con gli Opera Terza. Scusate però ragazzi, allora Davide, Aira, Rino, Riccardo, Egidio, ditemi un po' com'è che è nata la band. Davide, il microfono, dai, va a prendere il suo giustamente, perché quando è che siete nati? Dai, raccontateci un po'. In realtà non sono la persona più giusta perché sono arrivato per ultimo, quindi, beati quindi gli è ultimi. Meglio che comincino gli altri e poi... Non è mica beati gli ultimi? Sì, perché sono saranno onesti. I primi, ma non sono comunque stato il primo. Fede? Sì, i primi sono onesti, appunto. Tu sei arrivato per terz'ultimo? Esatto, no, allora, per primo è arrivato lui anni fa. Allora, vabbè, ma facciamo la corta. Rino, tu sei arrivato per quart'ultimo? No, no, io sono il first one, con lui che è l'ultimo, io sono il penultimo, però loro sono in tre. Vabbè, allora capisci, mi arrendo, che... ragazzi, mi arrendo. Come ho capito, iniziate, devo dirlo Rino? Io, li ha fondati Giorgia nel 75. Benissimo, che non era nata tua sorella. Scusa, allora, dicevi, scusate, no, salutiamo le sorelle. È nata veramente per gioco, per scherzo. I miei Aira, mio figlio, il mio figlio Aira e mio figlio Riccardo, mi avevano regalato a me e mia moglie il biglietto per l'ultimo concerto dei Pooh nel 2016, l'ultimo concerto che fecero a San Siro, mi ricordo era il 10 giugno 2016, e ci siamo recati a questo concerto, e, bellissimo concerto. Dato l'addio? Avevano dato l'addio, dopo, vabbè, dopo ne parliamo. E in questa occasione Facchinetti, verso la metà del concerto, e si vedeva che era molto emozionato dal fatto che fosse l'ultimo concerto, e fece una frase che mi lasciò un attimino perpleso, così mi colpì, e disse: ci piacerebbe che la nostra musica non finisse
con la storia dei Puma, che continuasse anche dopo di noi, cioè che continuasse a vivere nelle future generazioni. E io lì per lì non avevo mai pensato di fare un tributo ai Puma, e siccome i miei figli mi dicevano sempre facciamo qualcosa insieme, loro avevano, lui suonava con gruppi metal, ha suonato con gli Ampese facendo i Deep Purple, cioè, e lui aveva i suoi gruppi, e gli disse facciamo qualcosa insieme, continuavano a dirmi facciamo qualcosa. A me è venuta in mente quella cosa lì, in quel momento lì, dico, adesso vado a casa gliela butto lì. Poi hai trovato Davide, poi hai trovato Rino. Ma il bello è che quando sono arrivato a casa, gliel'ho buttata lì, io pensavo... T'ha detto, ma figurati. Ma sì, ma figurati pure. Sei pazzo, papà. Esatto. E invece il giorno dopo lui era giù a tirare giù tutti i... E invece gli Opera Terza! Lui era lì a disegnare la batteria. Impostazione, giorni infiniti! Sous
Bene, bene, bene. Intanto... Rotolando... Vai opera! Il sole è prossimo ormai, il vento corre con me, tanti piani sopra il mondo, lei sta bene, dove sta? Cosa c'entro io con quella gente, con lei? L'autostrada scorre via, voglio andare a casa mia. Cosa c'entro io con quella donna, non so. Rotolando verso il mondo, respirando, l'aria è mia. C'è in periferia della mia grande città. Con il vestito aperto e le labbra chiuse,
signori, Uomini Soli. E dopo Uomini Soli, noi siamo tutti uomini soli, vero? Tutti soli, Davide solo, Rino è solo, cioè, tutti soli, nessuno accoppiato. Allora... Okay.
mi dispiace di svegliarti. Forse un uomo non sarò, ma ad un tratto so che devo lasciarti. Tra un minuto me ne andrò e non dici una parola. Sei più piccola che mai, nel silenzio morderai le lenzuola. So che non comprendere se tu da un
non mi vuoi, non avrei mai capito te, ma da capire cosa c'è, dovrei tornare a casa e poi se il fiato ce la fa parlarti del mio mondo fuori dei miei pensieri, poi scoprire che vuoi dormire, che non mi senti più e io dovrei, ma spiegami. Hey.
chi fermerà l'amore.